apriamo qualche cozzetta così, poco di polpo, qualche tentacolino sopra, bel gamberetto nei laterali, prendiamo proprio il polpo bollente e andiamo a riscaldare tutte le cozze, così bagniamo anche i crostini che stanno sotto. Esco la zuppetta di cozze, questa è la zuppetta di cozze di zio. Io vado a mangiare questa bontà, voi guardatevi la ricetta. Ciao! Bene, qui abbiamo due scampi, 3-4 gamberoni, un polpo da 700-800 grammi, 300 grammi di vongole veraci, facciamo un piccolo taglietto sul dorso del carapace, mettiamo il gambero diritto per tirare il budellino centrale senza romperlo. Adesso faremo anche un bel sughetto piccante, ragazzi. Pensiamo prima a fare i crostini, tagliamo 3-4 fette di pane raffermo, andiamo ad aromatizzare di aglio ambedue i lati. Tagliamo queste fette di pane raffermo in modo grossolano, aggiungiamo un filo d'olio, misceliamo in tutti i punti, deve essere unto questo pane, per farlo tostare in padella. Io qui ho usato una padella antiaderente, mettiamo un pizzico di sale, pepiamo, facciamo la padellina antiaderente bella bollente e facciamo tostare questo pane a fiamma medio-bassa. Nel frattempo l'acqua bolle, ho calato il polpo. Per questi 700 grammi di polpo occorrono a fiamma bassa per 40-45 minuti. Guardate ragazzi, in live, in diretta, non fa neanche fumo, vedete questo sistema qui. Bene, tostare i crostini, mettiamolo da parte. Adesso faremo questo famoso olio piccante. Semplicissima da fare, con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, 150 g di pomodoro, 40 g di concentrato di pomodoro per smorzare un pochino l'acidità di questa passata di pomodoro e anche un pochino il peperoncino. Aggiungiamo un mestolo di brodino di polpo, poiché questo sughetto deve essere abbastanza lento, cioè un poco più brodoso. Aggiustiamo con un pizzico di sale e lasciamo cuocere per 15 minuti a fiamma bassa. Nel frattempo andremo a cuocere i gamberi assieme agli scampi. Andiamo di fiamma vivace, dopo un minuto inseriamo un bicchiere di vino bianco, sfumato l'alcol, facciamo giusto cuocere per 2 minuti ambedue i lati e li togliamo e li mettiamo da parte. Nella stessa padella apriamo le cozze e le vongole, deglassiamo il forno con un mestolo di brodo di polpo, appena si aprono giusto 2-3 minuti con coperchio, le togliamo e le mettiamo da parte per mantenere quella freschezza. Filtriamo il sughetto. Dopo 15 minuti togliamo lo spicchio d'aglio che abbiamo messo in questa salsa piccante, aggiungiamo un pochino di brodo di cozze e di vongole, aromatizziamo con un poco di prezzemolo tritato e nel frattempo il polpo è cotto. Non gettiamo assolutamente via l'acqua, lasciamo a fuoco basso con coperchio. Aspettiamo che si raffreddi il polpo per andarlo a tagliare a gusto e piacimento. Questa è l'unica versione originale della zuppa di cozze. La leggenda narra che il re Ferdinando di Borbone, molto ghiotto di pesce e dei frutti di mare, facendosi convincere dal frate francescano Maria Rocco, che era a corte, di non eccedere con i peccati di gola almeno nella settimana santa di Pasqua. E gli servirono a tavola una zuppa di pomodoro e salsa di peperoni piccanti. La notizia uscì dalle cucine del palazzo e si sparse per tutta la città. E da allora la leggenda narra che nacque la famosa zuppa di cozze. L'unica cosa che mi dispiace è che non ho trovato le lumache di mare, i famosi marruzzieri, perché ci stavano proprio benissimo. E guardate qui che spettacolo, ragazzi, mi viene l'acquolina in bocca solo registrando questo video. E questa è la mia versione di zuppa di cozze. Lo zio vi vuole bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao!